Hola, benvenuti in questo nuovo video. L'altro giorno ho fatto un ordine su Cult Beauty, piripiripi, e ho preso alcune cosine, quindi oggi volevo farvi vedere magari delle novità che mi sono invece state inviate dai brand. Sicuramente adesso che ci sarà l'autunno, Natale, usciranno tantissime collezioni bellissime, però appunto siccome avevo fatto questi acquisti ho pensato di intanto farveli vedere. Quindi partiamo subito dagli occhi. In realtà, come detto, ho già applicato il fondotinta e il bronzer perché non sono novità, però sono prodotti che mi piacciono tantissimo, mentre i prodotti per le sopracciglia li sto ancora testando, quindi vedremo un attimo. Allora, in realtà come palette avrei sia la Carnival 3 di Be Perfect. Avevo fatto delle storie in cui appunto provavamo degli ombretti, mi sembravano già fantastici. Avevamo provato le tonalità più sul verde, raga. Questa palette è qualcosa di bellissimo ed è tornata disponibile, quindi fossi in voi ne approfitterei, magari vi lascio il link giù nell'info box di Be Perfect appunto. Però ho pensato magari faccio un mini video su Instagram e realizzo altri look. Siccome sono uscite le nuove due palettine di Fenty, la 10 e la 9, Money e Wine, queste sono le tonalità. Ho chiesto su Instagram quale volevate vedere per prima e avete votato lei più classica. Sono anche d'accordo perché poi avremo un nuovo mascara da provare, quindi vorrei fare un look non troppo eccessivo per farvelo vedere al meglio. Quindi, primer. Sono andata a prendere il primer di Fenty Beauty, così utilizziamo direttamente il primer perfetto per questi ombretti. Non ha base colore, quindi su una palpebra come la mia non è il primer migliore, perché ovviamente si intravede un po' il mio colorito non del tutto omogeneo, però vabbè. L'importante è che faccia durare per bene gli ombretti e levi la palpebra in modo tale da non avere grinze e cose sulla palpebra. Ah, mi avete chiesto di fare più zoom. Il problema dello zoom è che a volte va fuori fuoco, quindi devo controllare più spesso. Abbiamo tre colori opachi nella parte inferiore e tre shimmer nella parte superiore. Direi che faccio direttamente gli swatches così li vediamo. Questi sono i tre shimmer. E ora facciamo anche gli opachi. Allora, devo ammettere che è un abbinamento un po' strano perché abbiamo dei marroncini e là tutto ok. Poi abbiamo questo viola e un colore caldo e questi due invece che sono più panna champagnino. Quindi, boh, questi due vorrei capire come potrebbero stare bene insieme, ma procediamo. Come sempre andiamo a fare la transizione con il marroncino. E lo applico su tutta la piega. Non so onestamente se andrò ad applicare il viola, siccome ho già detto che voglio stare un po' semplice per il fatto del mascara. Magari useremo un'altra volta. Oggi voglio proprio vedere come se mi stessi truccando proprio per provare la prima volta io questi prodotti, quello che farei. Ora, con un pennello piatto vado ad applicare il marroncino shimmer. Oddio, questo fa un botto di fallout, è come se mi fossi fatta un sacco di lentiggini. Morta. Lo applichiamo alla fine su tutta la palpebra per fare questo smoky marrone. Quindi sbattete un po' l'eccesso se avete già fatto la base. No, sempre meglio fare prima gli occhi. Alla fine uscirà un look super autunnale. Ah no, mi ero dimenticato di una cosa fondamentale. Ho comprato sul sito appunto di Cult Beauty questa Softening Lip Mask. Patrick ha dei pack veramente spaziali. Sono bellissimi, dei gioiellini come ho già detto mille volte. Opsi. Questo è il prodotto. Eccolo qua, spero si veda. Ed è appunto una maschera per le labbra che vorrei provare ora. Quindi penso che andrò a prelevarne un pochino. È morbidissima. Che poi, assurdo ma vero, mi ha risposto alle storie dove l'ho taggato e gli ho scritto tipo: "Tutti quanti speriamo che arrivi presto in Italia il tuo brand, perché comunque sarebbe bello trovarlo da Sephora come in America, no? Perché ok, si può ordinare online, ma non è bello comunque prendere le cose a occhi chiusi, da swatcharli e tutto, no?" E lui mi fa che spera anche lui molto presto, quindi vedremo se arriverà.
Comunque, come texture mi piace molto rendere le labbra belle morbide, sperando appunto non vada a fare quel brutto effetto rinsecchito una volta che si è assorbito, che molti balsami, maschere, labbra appunto mi danno questo problemino. Come correttore non ho niente di nuovo, quindi vado ad applicare il mio solito. Spero che usciranno, anzi, di Too Faced sicuramente è uscito il nuovo fondotinta Soft Matte, mentre non so effettivamente se usciranno correttori, prodotti base nuovi di altri brand. Per ora non ne ho visti. Adesso vedi che quando uscirà questo video saranno usciti e vabbè, però per ora appunto non ho visto correttori nuovi in giro. Ah, adesso che sono un po' abbronzata leggermente, cioè in realtà il mio braccio è molto più scuro rispetto al mio corpo, ok? Al viso. 04 sto utilizzando per andare a abbronzarmi leggermente anche il viso. Quindi vado un po' ad amplificare la cosa visto che sono troppo chiara rispetto al corpo. Quindi ora possiamo appunto andare con il prossimo prodottino, che è un blush in crema barra in polvere, sempre di Patrick Ta. Dovete sapere che se non mi seguite su Instagram, male, ma comunque chi mi segue su Instagram lo sa che sono veramente in fissa con Patrick Ta e comprerei tutto, quindi in questo video vedrete molti prodotti di Patrick Ta che costano parecchio, ma secondo me già per il pack ne vale. E poi la performance degli ombretti è veramente ottima. Per chi non lo sapesse, Patrick Ta è un makeup artist, trucca un sacco di celebrity americane ovviamente. Quindi vado direttamente con la spugnetta e spero abbia una consistenza non troppo oleosa. Proviamo. Beh, sembra molto più power una volta sfumato, diciamo che è abbastanza naturale come effetto e soprattutto mi sembra che si sfumi molto molto bene. Sicuramente l'avrei utilizzato di più d'estate rispetto che adesso, però non è male. Un po' lucidino, non ha sicuramente un finish opaco. Pelle secca. Ormai faccio video per pelle secca. Una volta all'inizio canale avevo la pelle grassa, mentre ora è diventata normale con alcune zone più secche. Mi lucido veramente pochissimo. E quindi tutti i miei prodotti sono dovuti cambiare nel frattempo. Vabbè, allora. Ovviamente andremo poi a applicare anche questo qua in polvere, però prima dobbiamo andare a fissare Todos. E cosa ho comprato per fissare Todos? La cipria di Charlotte. Questa qua in realtà è famosissima, cioè non è una novità che dici è uscita ieri, però io non l'ho mai provata. E quindi che fai? Ovviamente la compri e la provi. Anche questo è un gioiellino, tutti i pack sono abbastanza lussuosi. E penso che andrò direttamente con un pennello di questo tipo, appunto, a pressarla in questa zona qui. Questa qua dovrebbe andare a levigare. Ovviamente a settare, ma non evidenziare le varie discromie. Ora facciamo metà viso e vediamo. Va a opacizzare per bene. Ho preso la numero 1 Fair, la più chiara, perché mi piace comunque che questa zona sia più luminosa e non vorrei appunto che poi andasse a scurirmi. Anche di quella di Nabla uso sempre la Light. Vado a opacizzare per bene, vedete? Però comunque lascia la pelle naturale, cioè non va assolutamente a seccarvi la pelle. Vado direttamente col pennellino sporco di marrone, anche qui. Ok, quindi ora ripassiamo un po' il blush in polvere. Vi lascio tutti i link giù nell'info box, così se volete vedere qualcosa sul sito lo trovate più velocemente. Mi piace molto anche questo blush, sia in crema che in polvere, è molto bello e di solito è una cosa che faccio quella di abbinare un blush in crema a uno in polvere, quindi ho avuto veramente un'idea geniale perché spesso magari dopo la cipria il blush diciamo che svanisce, quindi il fatto di metterlo sia prima che dopo mi farà durare il tutto tutto il giorno tutto. Ad esempio sopra quelli di Fenty spesso e volentieri applico un blush poi in polvere, perché sì, può succedere che appunto vada un po' a perdersi. Ora,
Illuminante avrei sia questo qua di Huda Beauty, che però non è disponibile, quindi non ha neanche senso farvelo vedere. È un illuminante corpo e viso. Vi faccio vedere gli illuminanti di Be Perfect. Sono quattro tonalità. Diciamo che il pack esterno può piacere o meno. Personalmente è un po' cheap, cioè non l'avrei mai fatto in questo modo, però appunto. Gusti loro, non sono qui per giudicare nessuno. Fatto sta appunto che essendoci quattro colorazioni abbiamo questa più rosata, però io andrei di quella più doratina. Ora comunque ve le swatch così le potete vedere meglio. Bello, queste sono siete chiare. Praticamente non hanno base colore, sono solo riflesso. Molto effetto bagnato, hanno una consistenza cremosina, non è del tutto in polvere, è tipo un po' sì. Cremosa, ma poi quando lo andate a sfumare non è un illuminante liquido cremoso, capito? Bellissimo questo. Poi vi mostro Skin Sheen, che invece ha dei riflessi più sul verdino, tipo. Se sono come spero non dovrebbero neanche andare ad evidenziare la grana della pelle. Bello anche questo. Più particolare, diciamo. Poi questo che penso sarà quello che andremo ad applicare sul viso, si chiama Soft Silk, o forse è un po' scurino per me. Vorrei fare un mix del primo e il terzo. Ultimo colore, non per importanza, Holo Glaze, che è sul rosa, quindi questo qua secondo me potrebbe piacere un sacco di voi. Oddio, non rendere anche, oh mio Dio, dal vivo è mille volte meglio. Non rende per niente. È molto più rosa di quello che sembra. Sono triste. Quindi proviamo Soft Silk e vediamo un po' com'è. E proviamo ad applicarci sopra anche un po' di questo più chiaro, che dite? Diciamo che me lo immaginavo leggermente meno glitteroso. Invece ha dei micro glitter all'interno che possono non piacere. L'effetto sicuramente è molto molto luminoso. Da quest'altra parte voglio provare prima solo il colore più chiaro di Iwi. Ok, questo forse è più adatto a me, perché non avendo base colore ha solo questo riflesso molto molto chiaro, ma effetto bagnatissimo, bellissimo. Mentre quest'altro si notava un po' troppo il doratino dei glitter e appunto anche del riflesso stesso. Ora farò il mix comunque. Sì, diciamo che assomiglia leggermente un po' a quello di Fenty, se avete presente, con la confezione argentata. Quindi ora direi di andare a prendere di nuovo l'ombrettino di Fenty e andarlo ad applicare all'angolo interno, anche un po' qui, e sfumarlo. Vedete che non sono molto luminosi come ombretti, sono un po', sì, satinati così, molto tranquilli. Secondo me questa palette l'ha pensata proprio per una persona che si trucca poco. Poco e ha bisogno di questi giusto due o tre colorini per un trucco veloce, non mi sembra una palette adatta a chi vuole usare, ecco. Allora, mascara finalmente, lo voglio provare da ieri, sono tipo proprio esaltata. Questo è il Pillow Talk Push Up Lashes di Charlotte. Lo scovolino è così, quindi molto particolare. Spero che si noti con questo ombretto marrone, ma dovrebbe allungarle così tanto che confido in lui. Facciamo che quest'occhio non lo piego e l'altro lo piego. Ormai sta andando via sia la laminazione alle sopracciglia che alle ciglia. Quindi il risultato secondo me è anche più veritiero, perché con la laminazione alle ciglia diciamo che un po' tutti i mascara erano belli. Allora, sicuramente avendo lo scovolino con le setole così piccole riesce a prenderle per bene. Ora lo lavoro per un pochino e vediamo fino a che risultato riesco ad arrivare. Very carino, guardate qua. Quindi occhio con mascara. Questa è la mini taglia, l'ho pagata 15 euro. E occhio senza. Sapete che mi piace? Perché le allunga, però non le appiccica. Ora dovrò andare un po' a togliere
l'eccesso che mi è andato a finire sulla palpebra, però non mi dispiace affatto, anzi, mi piace proprio come me le separa e me le allunga. È anche abbastanza nero, non volumizza troppo, ecco. Però a questo punto credo che io cerco più lunghezza piuttosto che tanto volume. Ora provo a piegarle da quest'altra parte. Se mi piacerà, comprerò anche la full size e vi farò sapere se è uguale o meno. Sono un attimo scesa a vedere se si era svegliato e sta ancora dormendo. Piccolino, è da mezz'ora che sto registrando, anche di più, da quanto che sto registrando. E lui stava ancora dormicchiando. Ultimo prodotto che andremo a provare oggi, rossetto. Anche qui avrei rossetti diversi da provare, però rimaniamo sempre a tema Cult Beauty e direi di utilizzare questo qua di Patrick Ta. Allora, spessissimo mi vedete usare il rossetto liquido, ogni volta che lo utilizzo in realtà mi chiedete: Melissa, cos'è sulle labbra? Ed è proprio lui, ed è veramente bellissimo, si chiama Monochrome Moment Silky Lip Cream, quindi sì, è molto cremoso, non è un rossetto liquido opaco che si va ad asciugare, rimane molto cremoso e quindi non va a seccarvi le labbra, è veramente bellissimo. Tolgo un po' l'eccesso della maschera, che non mi sembra affatto affatto male. Mentre questo rossettino si chiama Matte Suede Lipstick e ho preso la tonalità Oh She's Single. Ha dei nomi sempre pazzeschi. Vi voglio far vedere il pack anche da più vicino perché è bellissimo, tutto specchiato, si sporcherà subito. Però appunto questo è il pack. Si apre da questa parte e ho scelto ovviamente un colore nude. Ecco, così forse si riesce a vedere il reale colorito. Veramente bello, bello, bello. C'era anche la matita abbinata, però ho detto no, dai, non lo vado a prendere. Assurdo che è tipo un po' vellutoso. Vediamo subito il colore. God. Bellissimo. Veramente, veramente stupendo, raga. Wow, allora magari vi faccio vedere la colorazione anche dell'altro, se può interessarvi. Questo qua diciamo che è un po' più chiaro. Eccolo qua. In realtà sì, è un po' più chiaro, più rosatino rispetto a questo. Infatti lo uso quando magari faccio dei look un po' eccessivi sugli occhi o quando voglio qualcosa di super nude. E come matita ho preso invece She's Proud, che è questo colorino qua. E le matite tipo escono schiacciando da sotto e mi piace questa cosa, anche se poi non può più tornare indietro, quindi non schiacciate troppo, sennò poi vi schiacciate la pina. Devo mettere sì comunque una matita un po' più scura e andremo sempre con questa di Kim. Mi piace che ci sia un po' l'overline più scuro. E da Dan, quindi questo qui è l'effetto terminato. Personalmente sono super soddisfatta praticamente di tutto. Secondo me, appunto, l'unica cosa un po' è la palette perché è così semplice che ne ho 3000 uguali, cioè ne ho veramente l'imbarazzo della scelta per questi toni che non hanno nulla di diverso, comunque più luminosi o eccetera di altri. Però se cercate una palettina molto nude, molto semplice da utilizzare, molto soft, potrebbe fare il caso vostro, tipo per la scuola secondo me potrebbe essere una soluzione, anche se so che non costa pochissimo, quindi non è alla portata di tutti, però appunto se avete un po' di risparmi potrebbe essere appunto adatta a voi. Voglio aggiungere un po' di lentiggini e poi vi saluto che vado dal cucciolino a vedere se sta ancora dormicchiando. Sto anche finendo questo prodottino che si chiama Frick per l'eyeliner e ovviamente l'ho già ricomprato in full size perché questa qua era la taglia piccola e siccome mi piace un sacco appunto l'ho ripresa, la trovate da Beauty Bay e ho preso anche la palette di Nikki, quindi preparatevi perché appena mi arriva la palette, ovviamente facciamo un video. Cioè, in realtà io faccio il video per mostrarvela.
Nulla, quindi questo era tutto. Se vi è piaciuto il video, come sempre, lasciate un bel pollice in su per supportarmi. Fare un commentino se vi è piaciuto qualche prodotto in particolare. Se avete già provato qualcosa di questi prodotti, fatemi sapere come vi siete trovati. Volevo anche ringraziarvi perché abbiamo raggiunto i 180.000 qua su YouTube. Quindi, se vi va, iscrivetevi perché così allargheremo la nostra famiglia alla felice. Niente, vi mando un bacione gigante. Ci vediamo presto con un nuovo video. Bye bye!